paese, che cosa è una vecchia valigia, È con immenso piacere che quindi vorrei che faceste un grande applauso al direttore generale dell'Ente Nazionale Risi che ci ha concesso questa magnifica Aula Magna per questo primo incontro che sarà, spero, il primo di tanti che proseguiranno in una idea oltre confine come la pensiamo noi, perché il riso italiano è in vaste aree dell'Italia, soprattutto al nord ovviamente, ma anche in altre parti dove si coltivano le eccellenze, e quindi sarà nostra premura poterle convogliare in un domani. Grazie direttore. Grazie a voi e grazie agli organizzatori di aver pensato a questa sede per organizzare questo convegno. È una sala piena di persone che vogliono conoscere i valori della risicoltura. Questo è anche il centro ricerche dove si unisce la tradizione all'innovazione. Abbiamo una banca, come vi dirà poi anche il dottor Axari, una banca del germoplasma dove noi abbiamo più di 1500 varietà che vengono riseminate ogni 3 o 5 anni per tenerle comunque sempre vive, quindi è una banca viva che utilizziamo per creare incroci e creare nuove varietà, per dare la possibilità all'agricoltore di seminare senza incontrare le tradizionali problematiche che si incontrano in campo. E soprattutto le scuole, io invito qui, perché le scuole anche attraverso la realtà virtuale, attraverso le maschere, potranno essere portate direttamente in campagna con i piedi nell'acqua per far capire appunto che cos'è la risaia e qual è il valore della risaia per questo territorio, perché il 92% della risicoltura italiana è tra Piemonte e Lombardia e questo è il cuore della risicoltura italiana. E una cosa particolarmente importante che abbiamo realizzato e che poi oggi vedrete è che nella nostra sala multimediale esiste anche una cucina, perché noi vogliamo comunicare come dal campo alla tavola il riso arrivi come un prodotto naturale che non ha bisogno di sofisticazioni. Grazie. A questo punto darei la parola a Giovanni Merlino che vuole fare i saluti della Camera di Commercio che ci ha sempre sostenuto fin dall'inizio per l'attivazione di questo progetto e crede sicuramente che le aggregazioni, le ricerche partecipative, le reti e le sinergie possano portare questo territorio anche all'estero e sia oggi per l'imprenditorialità di questo territorio importante la sinergia. Grazie Cristiana. Turismo in questa provincia ha tantissime cose da fare e tantissime cose per migliorarsi, però il turismo fa crescere prima di tutto i consumi. Certo, bisogna avere la capacità di attrarre i turisti e soprattutto tenerli il più possibile nel nostro territorio. Quando un turista dorme in un territorio, c'è stato uno studio dell'Università Bocconi, fatto a spesa 100 solo il 38% rimane all'albergatore o all'affittacamere o all'agriturismo, tutto il resto viene fatto speso sul territorio, per cui è fondamentale far dormire il turista nei nostri territori. Io ringrazio ancora tutti per l'attenzione, ringrazio Cristiana veramente per questo lavoro che sta facendo e la Camera di Commercio sarà sempre a vostro fianco. Grazie. Grazie Giovanni per il tuo intervento e la provocazione. Si parte dalla tradizione, si parte dai valori. Voi avete visto un allestimento che vorrei farvi notare per chi non l'avesse visto e voglio ringraziare tantissimo perché il riso in questa zona è arrivato con Ludovico il Moro nel periodo sforzesco, leonardesco, e quindi cosa abbiamo? Un allestimento meraviglioso, ringrazio la Contrada delle Braide di Mortara e il Mulino Guarrassa di Vigevano perché hanno voluto riportarci indietro nel tempo. E questo è importante perché i valori in realtà risiedono nelle tradizioni. A questo punto quindi vorrei fare un piccolo stacchetto musicale e chiamare Michele Baldino perché vi prepariamo tradizione anche la musica popolare, si fa un salto dal periodo leonardesco a un periodo un pochino più recente. E però è fondamentale perché è stato anche un periodo di sacrificio, è stato un periodo di transizione
che poi ha arricchito comunque il nostro territorio, per cui Michele Baldino ha curato le musiche. Grazie. Buongiorno a tutti. Sempre riallacciandoci alla tradizione, andando qualche anno dopo gli Sforza, fine 800, inizio 900, grazie alle politiche politiche agricole del Regno d'Italia, questa zona ebbe, la Lomellina in particolar modo, Basso Novarese e il Vercellese, uno sviluppo nel senso della produzione del riso, quindi del Bergamasco, nella provincia di Brescia, della provincia di Piacenza, dall'Emilia in generale, arrivavano periodicamente a fine primavera. La data generalmente era dal primo di giugno, anticamente, quando le stagioni erano un po' più determinate rispetto adesso, grosse e folte masse di donne giovanissime che venivano ad aiutare nella coltivazione del riso, così definite le mondariso, le mondine, perché il loro compito principale era, oltre a trapiantare le piantine, quindi per migliorare per passare dal passaggio del germoglio alla piantumazione, a pulire le coltivazioni dalle erbe infestanti. Non c'erano i diserbanti, quindi bisognava manualmente ripassare tutta la risaia per togliere le erbe infestanti. Con il passare degli anni, le rivendicazioni di queste donne erano talmente forti e talmente incisive nella società che il primo Parlamento del Regno intese intervenire per normare quantomeno le ore lavorative. Nel 1912 la prima legge che riguardava le mondine stabilì l'orario di lavoro in 8 ore, per dire l'importanza di queste donne. Il loro mezzo di protesta qual erano? Erano i canti. Questa zona deve molto alle mondine, perché sono stati il traino e il motore dell'economia di questa zona. Grazie. Vi chiedo di applaudire e la presentazione del nostro dirigente e del centro ricerche e interessi specializzato nella selezione genetica. Grazie, Filippa Azzari, dottor Filippa Azzari. Grazie Cristiana, grazie a tutti voi per questa bellissima presenza. Questo progetto è meraviglioso perché mira a promuovere un territorio e ha come obiettivo principale promuovere il nostro prodotto, la nostra qualità. Questo celebre bianco mangiare scende dai tavoli dei signori, perché prima a quell'ora era solo destinato agli classi che potevano permettersi, e diventa un alimento per la cucina popolare. È ovvio che è alla base di tutte le preparazioni, di tutte le tipologie di allora, della minestra che si usava nei primi anni, nel XV secolo, all'inizio la minestra. La bollitura del riso in acqua sul fuoco vivo era la fonte principale della preparazione. È ovvio che proprio le minestre e i minestroni hanno dimostrato che dimostrato e consentito che insieme al nostro riso si possono abbinare altri condimenti, altri alimenti, creando una ricchezza di contenuti, ma anche di aromi, di profumi, di colori, che sono andati poi nei anni a venire poi a arricchirsi con modi diversi di preparazione, eccetera. In queste sfumature, nella ricerca di migliorare le prestazioni del nostro riso, poi è nella ricerca di trovare il rapporto giusto tra l'acqua e i condimenti, vari condimenti, il riso e tutti gli altri condimenti, si sono differenziate due strade che hanno fatto un percorso diverso. Sono differenziate due identità, la paella in Spagna e il risotto in Italia.
Prima di tutto il nostro riso è molto differente da tutti i risi mondiali che ci sono, per intenderci nel mondo ci sono più di 1 milione di varietà di riso create e custodite nelle banche mondiali del germoplasma. Poche varietà nostre sono completamente diverse per la forma del granello. Perché? Perché i risi mondiali sono tendenzialmente tondi e lunghi, l'indica come li chiamiamo, mentre i nostri hanno tutte le forme da tondo, medio, lungo A, da parboid, lungo A da mercato interno e i lunghi lì compreso, ma anche delle dimensioni diverse. Ma i nostri risi sono differenti da quelli stranieri per la presenza della perla. Ma i nostri risi sono differenti soprattutto per la struttura interna del granello, perché nella ricerca mondiale, nel cercare il granello perfetto, il colore perfetto, la cristallinità perfetta, cosa ha fatto? Ha creato il granello, che lo vediamo sopra a sinistra, una struttura molto compatta. I nostri risi, come li vedete, hanno questa struttura compatta, che i granuli di amido, essendo più grandi nei confronti di quelli esteri, creano questi spazi vuoti con le zone ombra che vediamo nella foto, e grazie a questi spazi vuoti riescono ad assorbire condimenti, aromi, profumi e diventare ricchi, perché hanno insieme di ogni chicco hanno una quantità enorme di condimenti, di profumi, di aromi. Ma quella che è molto più interessante e che li distingue nettamente è che grazie a questi spazi vuoti i nostri risi, con le poche varietà nel panorama mondiale, hanno quella capacità di essere molto versatili, mentre i risi asiatici o i risi mondiali non hanno questa capacità. Noi siamo al 45esimo parallelo e siamo all'ultima fascia della estensione del riso nel mondo. Il nostro attività di miglioramento genetico da qualche anno a questa parte si è concentrato su 3 obiettivi principali: nel migliorare e cercare la massima produttività e della plasticità genetica, di creare varietà che siano tolleranti al cambiamento climatico, e siamo concentrati nella ricerca della qualità di granello. Abbiamo messo la qualità di granella, proprio per i motivi di cui parlavo prima, al centro della nostra ricerca. Cioè, non è la ricerca della varietà stessa come elemento per distinguersi dagli altri, ma abbiamo scelto la qualità perché abbiamo già una qualità eccellente e dobbiamo cercare a migliorarlo e esaltarlo, questa qualità di granella. E soprattutto siamo concentrati nel cercare di trovare anche il modello di pianta. Oggi si cerca di produrre al massimo con un minimo di input chimico. La ricerca deve creare e spingere i suoi obiettivi verso questo modello di pianta che ci permettono di dare il massimo con il minor utilizzo della chimica. Ma siamo andati oltre. Siamo andati a vedere e a valutare anche com'è la qualità dietetica del nostro riso, e siamo andati a verificare com'è il livello dell'indice glicemico dei nostri risi. Perché? Perché in Italia si consuma poco riso, ma purtroppo chi soffre di diabete sono tanti e hanno bisogno di un'alternativa alimentare. In Italia, solo in Italia sono più di 3 milioni e mezzo che soffrono di diabete, ma in Europa, dove viene collocato il nostro riso,
c'è una fetta di popolazione che è molto ampia, 56 milioni, per non parlare della popolazione mondiale che superano i 520 milioni di abitanti. Dunque la ricerca dei risi a basso indice glicemico è diventato priorità per l'Ente Nazionale Risi. Avremo piacere e l'orgoglio di poter presentare il 16 di marzo. Penso di aver trovato la chiave di lettura o il segreto del nostro riso e inoltre di poter fornire i dati poi sull'indice glicemico delle nostre varietà. Io vi ringrazio. Vi chiedo scusa perché magari sono andato un po' adesso. A questo punto ne ringraziamo, dico, ci sarà l'occasione, vero, al mio partner qua sul palco che ho invitato ed è arrivato da Roma, e vorrei presentare il dottore nutrizionista e biologo nutrizionista Antonio Garatà. No, intanto sono veramente molto felice di essere qui a rappresentare un'associazione di nutrizionisti che si occupa soprattutto di capire che cosa succede al cibo quando viene cucinato, no? Perché parliamo tanto di qualità, di filiera, dal campo alla tavola, però ci dimentichiamo un momento più importante in realtà che riguarda il cibo, cioè il momento in cui noi lo cuciniamo. La cosa più interessante che è appena accaduta è che oggi la domanda è l'attenzione e il focus è la qualità del riso, quindi io penso che questo sia già un, come dire, uno switch importante, quello di questa evoluzione proprio della nostra mentalità nel guardare il cibo, cioè non guardiamo più il cibo solo nella quantità ma nella qualità, e credo che questo sia, diciamo, la premessa fondamentale per il percorso che ci porterà a questi tre fiumi. Ti ringrazio tantissimo di essere venuto ed essere tra noi e di tornare magari il 16, perché può essere una grossa opportunità per avere quelle chicche che dal punto di vista nutrizionale consentiranno ai nutrizionisti probabilmente di non consigliare: guarda, ti do una dieta con il basmati, questo non lo vorrò più sentire, tu dovrai farsi come presidente AINC, cioè associazione nazionale dei nutrizionisti in cucina. Spero che questo messaggio possa passare, anch'io ti lancio questa provocazione. Sì, mi hai appena chiesto di dire ai nutrizionisti cosa devono mangiare. Grazie, accetto la sfida. Presento un'altra relatrice d'eccezione e la voglio presentare con una frase, un aforisma di Confucio, perché veramente è calzante per lei. Non lavorerai nemmeno un giorno della tua vita se farai della tua passione il tuo lavoro. E io ritengo che questo sia il modo migliore per presentare la dottoressa Francesca Settini. Perché io sono portatrice di una mutazione rarissima, sono l'unica al mondo ad avere questa varietà di mutazione, una mutazione genetica, per cui io sono senza stomaco, quindi ho subito nel 2013 un intervento di gastrectomia, oltre a tutta un'altra serie di interventi che derivano da questa brutta mutazione, brutta ma anche bella perché mi ha aperto un mondo. E che cosa che fare con il riso? Io ho dovuto riapprendere a nutrirmi. Questo è, sono le nuove tecnologie di lavorazione del riso, no? Questo è un mio viaggio in Madagascar dove si vede appunto come tagliano il riso, come lo separano, come lo raffinano. La cosa che mi aveva stupito tantissimo era questa qua. In questa fotografia, come scelgono i malgasci il riso al mercato, lo scelgono rispetto a quante mosche ci stanno sopra. Questa è la scuola, questa è la mia scuola di cucina sul Lago Maggiore. E cosa faccio io? Cerco di comunicare la cultura di questo cereale all'estero. Sono io che propongo loro i menù per far capire loro
la potenza e l'importanza di questo cereale, il che vuol dire mettere differenti varietà di riso nei calici, farglieli sentire il profumo, chiedergli ma tu che tipi di risi acquisti, come li usi in cucina, le mantecature, che cosa significa mantecare, quindi si va poi a un certo punto anche su un piano più tecnico. Rachel Roddy, che è una critica enogastronomica inglese, ha pubblicato un articolo su The Guardian in cui racconta dell'esperienza che ha fatto con me, ma soprattutto parla di risotto, cioè di come cucinare un risotto. Questo è l'augurio che io lascio a tutti e soprattutto ai giovani che sono qua presenti oggi, quindi osate. Io vi ringrazio tantissimo e... Io parlerò poco di me, ma parlerò della nostra, perché siamo 5 soci della nostra società, che si chiama Acqua Verde Riso. Che cos'è Acqua Verde Riso? Prende? Mi sentite? Ok. Cos'è Acqua Verde Riso? Nata nel 2015, è la prima e unica società in Europa che si occupa di analisi sensoriale applicata al riso e fa l'eralettica formazione. Cosa facciamo? Un mucchio di cose, perlomeno cerchiamo di farle anche bene. Corsi formativi di vario livello, per semplici appassionati sull'utilizzo del riso in cucina, dimostrativo su alcune lavorazioni del riso, sull'analisi sensoriale a livello base e avanzato, professionalizzanti per diventare sommelier del riso, specifici per diventare giudici addestrati e far parte del panel di degustazione ufficiale del Verde Riso, personalizzati per le aziende e altri. Il nostro obiettivo era quello di formare delle persone che potessero fare attraverso i sensi giudicare quello che era la materia prima del riso. Il tema di questo che vi sto raccontando è qual è la percezione e la qualità del riso. Ne deduciamo che non siamo tutti uguali, per esempio il concetto che in analisi sensoriale si chiama soglia di percezione. L'analisi sensoriale vuole che un gruppo di persone formate perda tutto quello che è la sua soggettività per essere oggettivo, cioè per poter cantare tutti e pensare tutti alla medesima maniera e dare un peso a quello, un peso inteso come numeri, a quello che si sta degustando. Parliamo di due concetti semplici che sono i presupposti, poi quelli il fulcro dell'analisi sensoriale. Che è il concetto di qualità di un prodotto, che è esteso non solo al riso ma a tutti i prodotti, dunque è l'insieme delle caratteristiche estrinseche e intrinseche, positive e negative, di un prodotto, di un alimento, e che cos'è il concetto di bello e buono. E dunque il concetto che io esprimo su bello e su buono, che sono due concetti personali, noi in analisi sensoriale diciamo edonici, dunque personali, che hanno iniziato a esserci quando abbiamo iniziato a scegliere. E a questo punto arriviamo un pochettino al nocciolo di quello che è la discussione di oggi, cos'è la qualità del riso. Qualcuno ha detto, un carissimo amico, tra l'altro un grande ricercatore a livello internazionale, che un buon riso è una fortunata sequenza di eventi. Dunque, cos'è dunque la percezione della qualità del riso che ha il consumatore oggi? Ancora generica. Qual è la soluzione oltre al brand? Io dico, oltre al brand c'è l'analisi sensoriale. Noi con Acqua Verde Riso abbiamo iniziato pensando che nel 2015 l'analisi sensoriale potesse dare delle risposte all'agricoltore, perché l'agricoltore, pensavamo, fosse curioso di sapere dove si collocava il proprio prodotto, se era buono, se era cattivo, se aveva delle peculiarità, no. Abbiamo capito che bisognava, come tanto spesso succedere, formare le persone perché avessero una coscienza, perché potessero fare le domande all'agricoltore, perché l'agricoltore potesse venire da noi a farci delle domande tecniche. E io spero di avervi così incuriosito parlandovi un pochettino di quello che è il mondo del riso. Se vi va, frequentate i corsi di Acqua Verde Riso perché ci sono tanti, cercate di leggervi qualche bel libro. Tra l'altro Valentina Masotti, Massimo Biloni con Rosaria ne hanno scritto uno particolarmente interessante qualche anno fa, e a questo punto viva con il riso. Grazie a voi. Io sono appunto un agronomo, una
grande appassionata di tecnica, di queste cose, però abbiamo fondato l'Associazione Donne dell'Ortofrutta, che è un po' come l'Associazione Donne del Vino, e soprattutto mi occupo di comunicazione, perché penso che il nostro settore abbia molto bisogno di comunicazione, come voi avete più volte rimarcato oggi. Il riso rappresenta il Made in Italy, un'eccellenza Made in Italy, ed è la metà della produzione europea, con 200.000 ettari coltivati. L'ortofrutta è il 25,5% della produzione agricola nazionale, rappresenta un valore di 15 miliardi di euro, coinvolge 300.000 aziende, 12 milioni di ettari, 24 milioni di tonnellate prodotte. Abbiamo dei problemi comuni, ho sentito anche questo aspetto, calano per esempio le rese produttive per problemi di cambiamenti climatici, ambientali, come ha così chiaramente espresso il professor Azzari, il dottor Azzari. Aumentano i costi di produzione, scende la redditività, è difficile adeguarsi alle nuove strategie del Green New Deal. Questa è una situazione che ci accomuna. I consumi, il consumo del riso è stato in aumento, anzi un incremento molto importante, perché ho visto più 30% dal 2009 al 2018. Durante il Covid, come sappiamo, i consumi sono impazziti e i consumi di riso sono andati molto bene, poi dopo il Covid il consumo ha un, diciamo, il consumatore italiano ha un comportamento che è difficilmente codificabile. Comunque, nonostante il costo medio di un chilo di ortofrutta sia di 2 euro, questi 2 euro sono sempre in televisione, cioè il caro zucchine sempre in televisione, e tutti dicono: oddio, queste zucchine costano un sacco di soldi. In realtà il prezzo medio è 2 euro, è che è una commodity, si dà poco valore al prodotto. Il discorso della dieta mediterranea, avere riso e ortofrutta alla base della piramide, e sempre continuamente si parla di dieta mediterranea, ma noi secondo me in Italia non sappiamo valorizzarla, non sappiamo, perché al di là del fatto che è diventato un patrimonio dell'UNESCO non riusciamo a trovare un linguaggio e una modalità per comunicare meglio i valori della dieta mediterranea sui nostri prodotti. Ecco, il fenomeno della poké, diciamo che questo discorso della poké, che ha preso viene in una maniera incredibile, con un linguaggio prettamente giovanile, però quindi millennials, instagrammabile, tutti che si fanno le foto con la poké dietro, e è fatto di riso e verdura, cioè riso e ortofrutta o frutta, legumi, e a volte c'è una proteina di quel salmone o altro, un pesce, però è gioco che piace ai giovani ed è una cosa che va tantissimo. Perché non fare una poké Made in Italy? Non inventarsi qualche cosa che vada oltre il nostro tradizionale modo di comunicare questi prodotti? Insomma, la situazione fa capire che il Made in Italy deve diventare più innovativo, cioè dobbiamo avere più coraggio e fare delle cose che altri non si sono inventati, se no rimaniamo indietro. Stiamo attenti a cosa ci dicono i consumatori, perché stanno lanciando dei messaggi, soprattutto social, che ci devono fare pensare. Grazie. E quindi si parla spesso appunto di valore nutrizionale dei nutrienti. È chiaro che i nutrizionisti hanno un ruolo sociale ed economico, dobbiamo supportare le aziende nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti che rispondono alle esigenze di noi individui. Dobbiamo ridare, non valorizzare, dobbiamo proprio ridare valore all'ortofrutta, e di conseguenza questo sicuramente poi si percuoterà anche sulla dieta mediterranea, sul riso, sull'oca e su tutti i prodotti della nostra tradizione. Diceva prima Francesca, parlavi di curiosità, no? Tornare, un invito a tornare a essere curiosi, è così, dobbiamo tornare a essere curiosi,
direi altro che insetti e carne artificiale, non conosciamo l'impatto, questo lo dico da nutrizionista, quindi prendo responsabilità di quello che dico, non conosciamo l'impatto di questi prodotti sul nostro corpo, invece grazie agli sforzi e agli scienziati conosciamo l'impatto, conosciamo quanto fa bene un piatto di riso con lo zafferano e delle verdure di stagione. Del resto abbiamo fatto un piatto completo e direi forse per rispondere un po' alla riflessione della dottoressa Lavaglioli, probabilmente il segreto della poke è proprio questo, che è un piatto completo. Grazie Antonio per queste precisazioni illuminanti. Adesso chiamerei l'ultimo relatore. È importante perché lui arriva direttamente da Pollenzo, ha seguito la direzione scientifica della ricerca, lo sviluppo metodologico e l'analisi dei dati dell'Atlante delle filiere, che ha analizzato le prospettive per il rilancio delle filiere marginali sul territorio nazionale. Quindi un lavoro molto importante, che è stato una ricerca commissionata dalla Fondazione Cariplo e dall'università, realizzata dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, anche con la collaborazione di Slow Food, che fa parte anche dei nostri soci della strada, per cui siamo molto contenti anche di questo. E i suoi libri anticipano il futuro che verrà nel mondo del food. Cercherò di parlare di qualcosa che non è riso, giusto per cambiare un po'. No? Si parlava di oca e l'obiettivo più che parlare di oca è parlare anche di ombrellino, perché a questo punto credo che sia opportuno riportare il cibo nella sua terra e capire come mai un prodotto di fatto può essere manifesto di un territorio che era e un territorio che può essere, laddove forse non è completamente manifesto nel presente. La traccia di questo territorio è l'acqua, acqua che oggi manca, acqua che pone sfide sul mondo risicolo ben più grosse di quante a volte riusciamo ad apprezzare nel dialogo pubblico, acqua che però ha inciso anche prima delle risaie, acqua che qua diventa marcita, acqua che ha creato una storia di agricoltura più profonda ancora del riso, perché portava qua armenti, portava qua un territorio che si domandava come sfruttare quest'acqua. Una risposta è arrivata al riso, ma c'erano altre risposte più profonde, e una di queste risposte è appunto legata all'oca. Per parlare di gastronomia, però, dobbiamo abbandonare l'idea che la gastronomia si faccia, nella sua lunga storia, nei ristoranti o nelle osterie. Prima di tutto, la gastronomia è un fattore che si fa, è una realtà che si costruisce a casa nella nostra pratica, nel nostro quotidiano. E il quotidiano di questo territorio è stato profondamente, come ho detto, agricolo, e quando parlo di agricoltura in Italia e della storia della lunga agricoltura italiana, parlo di un mondo agricolo, di contadini, di piccola e media proprietà, di un mondo che fino a ieri ha conosciuto un po' meno, ma comunque anche qua, l'incertezza della fame, l'incertezza della possibilità effettivamente di avere tutte quelle risorse che potevano essere a disposizione, e che ha fatto nel corso dei suoi secoli maestria nel sapere trovare attorno alla casa tutti gli elementi necessari per garantire un pranzo, un futuro a sé e alla propria famiglia. Ecco, noi sappiamo far salame. Ecco, adesso arriviamo a guardare qual è il ruolo dell'oca. Terra d'acqua. Terra d'acqua vuol dire terra in cui sono ampie le zone dove c'è disponibilità d'acqua, disponibilità di vegetazione, erba, foraggio, ma anche con tutto quello che porta insieme presenza di lombrichi, altri insetti. In altre parole, un ambiente ideale per un animale come appunto l'oca, che dobbiamo immaginare essere stato fino all'altro ieri
Un animale a confine tra il selvatico e il domestico. Si portano al pascolo le oche, tradizionalmente. Sono animali che effettivamente potevano stare al bordo di una piccola proprietà, al bordo di un orto, al bordo di una, anche di una risaia, soprattutto quando la risaia era gestita dalle mani, delle mondine e non dai pesticidi. Ecco, trovava naturale alimento, ti permetteva un'altra cosa, con poca fatica, non era un competitor del suolo agricolo, ma era un alleato, diventava un animale che ti portava carne, ti portava grasso. E da lì la ricchezza dei prodotti, di nuovo il saper fare che nasce dalla capacità di selezionare, utilizzare al meglio ogni singolo elemento dell'animale, con la stessa maestria, la stessa cura che si era sviluppata in secoli con quella che è l'arte della, legata al trattamento delle carni suine. Ecco che abbiamo una copertura anche maggiore, perché a differenza di quello che è il fascino legato all'interiore del maiale, sicuramente quando si parla di fegato d'oca, dal 600 in avanti è stato sicuramente un cibo che vediamo blasonato più e più volte e diventa al centro di un'economia europea e diventa per il prodotto di prestigio, per cui non solo bene o animale che completa un'economia, ma a questo punto diventa fonte di ricchezza. Probabilmente oggi il salame d'oca e più in generale l'oca non è manifesto completo dell'attuale, sicuramente offre tutte le potenzialità per immaginare e dunque narrare la nomenina che vogliamo domani e dall'altra parte rifarci proprie le radici della nomenina di ieri. Grazie.